La festa del lavoro, un lavoro che non c'è soprattutto al sud, soprattutto in Molise, forse sarebbe meglio cambiare nome, in dramma della disoccupazione. Come ogni anno la retorica si prenderà il palcoscenico, ma i numeri non sono dalla parte della piccola regione. I numeri dicono che il Molise si spopola senza soluzione di continuità perché appunto non c'è lavoro, non ci sono opportunità per i giovani. Pino Lafratta della FLC-CGL segnala che il prossimo anno scolastico sarà caratterizzato da 700 alunni in meno nelle scuole molisane. Se ne vanno i giovani, non c'è lavoro, mancano i servizi, la sanità è allo stremo e la scuola anche manifesta tante difficoltà. Questi sono temi che ovviamente ci fanno riflettere su un primo maggio che sicuramente deve essere inteso come una festa, ma una festa che ovviamente ha da considerare le difficoltà che ci sono in questa regione, quindi difficoltà contro le quali bisognerebbe agire avendo una programmazione economica che però purtroppo manca. Dai sindacati, riunitisi ad Assisi, al lavoro per la pace, lo slogan della grande manifestazione di Piazza San Francesco, l'appello: non c'è più tempo da perdere. Innanzitutto bisogna avere un'idea di sviluppo, bisogna coinvolgere il partenariato, le parti sociali, non con quelle riunioni che non hanno senso, in cui tutto è già stato prestabilito, ma mettersi insieme un nuovo patto per il lavoro che possa dare speranze a questa regione, perché tanti se ne vanno appunto perché non vedono più speranza. Mettersi insieme, noi daremo tutto il contributo, però a noi sembra che attualmente la discussione non è come fare subito e quali soluzioni prendere, ma già si stia orientando rispetto alla prossima campagna elettorale. È un fiume in piena la leader della UIL Tecla Boccardo, che parla di assenze di politiche attive, di stipendi, quelli dei lavoratori molisani tra i più bassi d'Italia, e di una vertenza Molise che non è stata mai risolta. La vertenza Molise non si è mai risolta, troppi disoccupati, troppi inoccupati, soprattutto giovani e donne, troppo lavoro sottopagato, stipendi troppo bassi, tra i più bassi d'Europa, finanziamenti pubblici che devono essere dati alle imprese, ma con la condizionalità che devono garantire maggiore occupazione e stipendi e salari più adeguati. C'è poca specializzazione, c'è poca formazione per la specializzazione, pochi investimenti nella formazione da parte della regione, con il rischio della disoccupazione tecnologica. Guardando e leggendo quello che è il bilancio che si andrà ad approvare prossimamente, noi non troviamo nulla che possa migliorare le sorti della regione. Le preoccupazioni sono tante, ma la sfida più importante è quella della crescita dei nostri territori, che lega il PNRR ai fondi di programmazione europea. Sottolinea il segretario della CISL Giovanni Notaro, la politica deve assumere decisioni importanti per il bene comune dell'Abruzzo e del Molise. È stato affrontato anche a livello nazionale, tant'è vero che qualcuno aveva, soprattutto all'epoca il ministro per il Mezzogiorno, avviato il percorso dei master plan che dovevano essere nei fatti dei